vorrei capire la posizione di questa maggioranza sulla questione ILVA, ex ILVA, perché sinceramente non riesco a comprenderla. Sentiamo parlare di decarbonizzazione, di chiusura dell'aria a caldo, sentiamo parlare di un'ILVA più piccola, sentiamo parlare, e questa mi sembra davvero una caricatura, di un arretramento dell'ex ILVA, come se l'ex ILVA fosse un qualcosa, non so, un carrozzone munito di rotelle che tu vai a portare indietro. Poi in questo fritto misto in cui aleggia e domina la favola della decarbonizzazione si unisce questo accordo di programma. Allora vorrei capire, perché non si riesce a capire, l'equivocità figlia della ipocrisia di questa maggioranza, di questa amministrazione Melucci, perché il Melucci che a Taranto urla chiusura dell'aria a caldo va a Roma e parla di accordo di programma, e quando io, proprio in quelle rarissime volte in cui il sindaco Melucci è presente in consiglio comunale, gli ho detto: ma lei sindaco cosa vuole, un'ILVA più piccola? E lui mi ha proprio annuito, ha confermato in maniera perentoria, assertiva: sì, un'ILVA più piccola. Quindi un'ILVA più piccola non è compatibile con una chiusura dell'aria a caldo. Non so quale sia l'idea. L'idea è che ovviamente davanti ai media, davanti ai cittadini esasperati, si alza la voce. Io voglio essere completo nella mia disamina e ritengo certamente questi provvedimenti del governo Meloni, del centrodestra, dei provvedimenti rispetto ai tarantini, provvedimenti assassini. Parimenti assassini come sono stati i decreti salva ILVA del Partito Democratico, che io chiamerei partito della diossina a questo punto, PD ci sta, parimenti alle altre forze di centrosinistra che hanno sostenuto questi atti, ripeto, scellerati ai danni della collettività. Mi domando, avete visto gli ultimi dati? Terrificanti. Un'azienda che riduce sensibilmente la produzione e invece di esserci un rapporto direttamente proporzionale, quindi diminuisce la produzione, dovrebbe parimenti diminuire l'inquinamento, dovrebbero parimenti diminuire le emissioni inquinanti, che cosa accade? L'esatto contrario. La produzione scende e l'inquinamento sale. Immaginate se avessimo una produzione a regime, una produzione a pieno. Ricordo le parole, lo dice di frequente, lo dice spessissimo, lo dice il dottor Cecinato, che è appunto il primario del reparto di pediatria e di oncoematologia pediatrica. Dice: io vengo da Bari, mi sono trasferito a Taranto, ma mi dite di grazia cosa porta questa ex ILVA? Io vedo malattie, morti e miseria, perché se una volta, parliamo degli anni lontani, c'era il boom economico, ora non c'è più. E dico ancora, è importante, lo dico a questa maggioranza, che tra gli esperti voi avete, sono articoli di giornale, un certo Michele Pelillo, articoli di giornali, articoli che do, di scusa, giornali. Presidente, questo è Pelillo, il nostro esperto.